E se domani, cantava la nostra amatissima Mina, e se domani i vari Spotify, Tidal, Qobuz, Apple Music, chi più ne ha più ne metta, non ci fossero più? E se domani queste grandi compagnie, che ormai sono diventati proprietari assoluti dell'intrattenimento della grande maggioranza degli appassionati di musica, ma per carità anche di cinema, e andiamo a citare inevitabilmente i grandi canali di streaming anche per quanto riguarda il cinema, le serie, eccetera, non ci fossero più? Oggi io vedo questi audiofili che anche si confrontano nei vari spazi online, dichiarare orgogliosi i loro abbonamenti da 9,99 euro oppure i più lussuosi da oltre 20 euro, 19,99, 24,99 con cui possono disporre di tutta la musica registrata, milioni e milioni di tracce. Bello, bello. Possono essere non più schiavi delle case discografiche che vendono a peso d'oro i loro oggetti, magari discutibili, CD, vinili, eccetera, eccetera, eccetera. E poi volete mettere il vantaggio di non dover più occupare muri e muri e muri per archiviare CD, DVD, vinili e quant'altro. L'agilità. Com'è che diceva quello lì? Non possederete più nulla e vivrete felici. Eccovi accontentati. Però, c'è sempre un però in tutte le cose. Ripeto, se domani chi gestisce questi grandi portali, che vi segnalo sono sempre meno persone, è tutto sempre più concentrato, verticalizzato in pochissimi individui che decidono che oggi va bene così, ma magari domani non va più bene così. E quindi magari domani possono decidere tout court semplicemente che la musica non interessa più. Addirittura qualcuno potrebbe dire loro: questa musica non va bene, ti diamo noi la musica giusta da far sentire alle persone. E se le persone non avranno più nient'altro con cui sentire musica, oppure vedere film, oppure vedere serie TV, oppure vedere documentari, ripeto, non avranno più nient'altro che uno streamer. E tutti i loro dischi e i CD e i DVD saranno stati buttati nella spazzatura, e attenzione che non sto proponendo un'iperbole, perché io ricordo come una serie di sciamannati a metà degli anni Ottanta, quando si dichiarò la morte del vinile, presero i loro vinili e li buttarono in discarica, e ne conosco più di uno, quindi non è una cosa che non è già successa e che quindi non può succedere, forse già sta succedendo. Perché io stesso, ad esempio, ho un ex amico audiofilo, sottolineo l'ex, che ha digitalizzato tutti i suoi dischi, messi dentro un hard disk e eliminati fisicamente i vari supporti. Ecco, potremmo arrivare in un futuro, diciamo nel medio periodo, ma magari improvvisamente, chissà, anche nel corto periodo. E direi certamente nel lungo periodo in cui non esisteranno più né i supporti né i mezzi per leggere i supporti. E tutto sarà dentro il cloud, sarà dentro questo mondo magico digitale di questi grandi portali. Grandi portali gestiti da 5, 6, 7, 10 entità? Non credo che possiamo parlare di un numero superiore a livello mondiale. Bene, se a un certo punto questi signori decidono che la musica non è più un business, oppure, peggio ancora, decidono che la musica deve essere uno dei tanti strumenti educativi della popolazione, ecco che decideranno loro se farvi ascoltare qualcosa e cosa farvi ascoltare contro la vostra volontà, o meglio, più banalmente, a prescindere dalla vostra volontà. Questo è il futuro. Che non è un futuro irreale, è già tracciato, è già concreto ed è un futuro sposato con grande felicità e gioia dalla grande maggioranza delle persone che non sa vedere oltre la punta del proprio dito, del proprio naso, o meglio, guarda il dito, lo apprezza, però non riesce a vedere la luna immanente che sta in fondo, sullo sfondo, contenti di pagare nulla per cose preziose,
come sono l'arte della musica, l'arte del cinema, e forse un giorno questa loro felicità verrà così improvvisamente delusa da una realtà incombente, decisamente più dura, che si troveranno a dover fronteggiare senza più avere gli strumenti morali e fisici per poterla affrontare. Per cui voi, cari amici, che oggi siete così contenti di questa novità, di questo mondo alla portata di mano e al presupposto costo irrilevante, sappiate che domani potrete pentirvi di questa scelta. C'è un film molto bello che io ricordo con piacere, girato dal grande Mario Monicelli, che si intitolava Speriamo che sia femmina. Direi un film che rivendicava i diritti delle donne decisamente ante litteram e quando ancora ben pochi si occupavano di questo tema. Dicevo, in questo film una delle pochissime figure maschili, il vecchio non saggio di famiglia, interpretato da uno strepitoso Philippe Noiret, che nel momento in cui in famiglia si decideva per mille e un motivo di vendere l'antico podere di famiglia, se ne uscì con questa frase alla sventurata figlia, protagonista di questa vendita, forse un po' discutibile, ovvero ricordati che chi vende non è più suo. Come dire, cerchiamo di restare attaccati a degli oggetti che magari possediamo e che magari pensiamo di non apprezzare più, perché forse sono l'ultimo treno per restare attaccati ad una identità, a una realtà concreta, tangibile, ma soprattutto controllabile. Controllabile da noi. Non dover dipendere, come ci stanno spingendo a larghi passi, dalle diavolerie digitali che sono inevitabilmente controllati da qualcuno che con certezza, non vuole e non cerca il nostro bene. Per la serie I fatti miei, oggi non posso che parlarvi di un oggetto fisico, evidentemente, eccolo qua, che ancora è disponibile. E questo The Cinema Show è un disco meraviglioso. È un disco che io ho realizzato nel 2001, quindi ormai più di 20 anni fa, e che unisce le mie due grandi passioni, ovvero la musica, ovviamente, ma anche il cinema. Ed infatti è un omaggio ad alcune delle più belle colonne sonore di film assolutamente indimenticabili. E realizzato come? Realizzato in stile Velvet Luna, ovvero innanzitutto sulla base di arrangiamenti originali, ma non solo, perché all'interno di questo disco c'è anche un brano che poi è quello che andremo ad ascoltare alla fine, originale, scritto appositamente per questo progetto, da un autore assolutamente sconosciuto, di cui parleremo fra un attimo. Parliamo invece dei brani ultra conosciuti, che ovviamente vi invito ad andare a scoprire acquistando il disco. Si tratta di brani che vanno dalle suite Disney, Aladdin Suite, per esempio, che apre, e Beauty and the Beast che chiude, ma poi una parte da Leone, ovviamente non può non averla il nostro Ennio Morricone, con la suite da C'era una volta in America, il celeberrimo tema da Per un pugno di dollari, e poi una versione strappacore, come si dice, di Oblivion, tratto ancora una volta da C'era una volta in America. E poi Henry Mancini, Moon River, il tema di Forrest Gump di Alan Silvestri, ovviamente il tema di Schindler's List. Qual è la caratteristica musicale che ha caratterizzato appunto questa produzione e la registrazione? Innanzitutto gli arrangiamenti che sono tutti originali, realizzati appositamente da Mirko Scopelliti. Per chi? Per la Stravinsky Chamber Orchestra, prestigiosa, leggendaria orchestra voluta, condotta, guidata da quel genio assoluto che è Marco Tezza, uno dei musicisti più funambolici, variegati, creativi, intelligenti che io abbia mai conosciuto. Veramente un grande Marco Tezza. Ma non contenti, ci siamo concessi il lusso di avere alcuni ospiti d'eccezione all'interno dei vari brani.
e non posso non citare su tutti il grande Domenico Nordio, violinista di provenienza classica, diciamo così, che ha prestato la sua preziosa arte ed il suo violino al grandissimo tema di Schindler's List, ovviamente e naturalmente, ma poi tutti gli altri naturalmente, che vado a leggere perché sono talmente tanti che potrei rischiare di dimenticarmeli. E allora abbiamo Mara Comellato al flauto, Antonio Graziani al clarinetto, Mirko Bellucco alla tromba, che dà un'interpretazione di Per un pugno di dollari veramente incredibile. Poi Benedetta Botter, che presta la sua voce vocalizzante ai grandi temi di Ennio Morricone, Giancarlo Zin e Gino Schipilliti alle chitarre, Paolo Vidaic alle percussioni, presente anche in altri tanti dischi, e Alessandro Piovan alla batteria. Ma per questo disco sono voluto andare oltre, anche sono intervenuto nella grafica. Torno a farvi vedere la copertina. Allora, a parte la modella in copertina, la dolce Camilla, all'epoca da poco diciottenne, figlia di un caro amico, quindi tutto in casa, come si dice, nessun tipo di professionismo, se non invece la professionalità offerta anche da Camilla in questo bellissimo ritratto. Ma Camilla è appoggiata ad una macchina da cinema assolutamente strepitosa, ovvero un proiettore degli anni 40, se non vado errando, che ci è stato messo a disposizione da quel grande cinefilo, critico cinematografico, organizzatore di rassegne che è Ezio Leoni con la sua associazione The Last Tycoon. Insomma, tutto il disco è pensato, gira attorno alla fascinazione del cinema ed ogni elemento non è rubacchiato qua e là, per così dire. E suggello di questa operazione, per l'appunto, la scelta di avere questo brano originale che io ho chiesto e commissionato a chi? Ad Alessandro Cogo. Chi è Alessandro Cogo, direte voi? Non l'avete mai sentito? No, non l'avete mai sentito, perché l'unica cosa che Alessandro Cogo ha reso pubblica della sua attività artistica è questo brano qua, che si intitola A Null to Live. L'arrangiamento è di Andrea Cera, l'arrangiamento orchestrale di Andrea Cera. Insomma, è un brano, secondo me, innanzitutto molto bello, ma soprattutto mi piace definirlo la colonna sonora per un film che ancora non c'è. E quindi non posso che andare a proporvi in un mio video, laddove posso farlo, e in questo caso posso farlo, un brano assolutamente originale pensato per noi. La registrazione è stata realizzata all'interno dell'auditorium di Chiuppano, questa ridente cittadina, direbbe qualcuno, pedemontana, in provincia di Vicenza, che ha questo spazio polifunzionale assolutamente strepitoso, dotato di un'acustica meravigliosa, dove abbiamo registrato tantissimi dischi che richiedevano il respiro orchestrale, da Big Band Bond, insomma, a tanti altri. E anche questo, appunto, è stato protagonista lì. L'epoca, il 2001, era una delle mie epoche talebane, per così dire, per cui la registrazione, oltre a essere realizzata in diretta, è anche stata premixata in analogico in diretta e convertita a due tracce con il mitico Prism Sound AD2. Quindi, secondo me, il non plus ultra di quello che si può ottenere da un progetto stereofonico digitale oggi. E direi che non ho molto altro da aggiungere, se non, per l'appunto, invitarvi a non andare via subito dopo la fine delle mie chiacchiere, ma a fermarvi ad ascoltare questo brano meraviglioso. E se ancora non avete questo disco, che fortunatamente ha avuto un buon successo in passato, andare a recuperarlo ed acquistarlo dal nostro meraviglioso sito www.referencemusicstore.com. Anche per oggi, quindi, inevitabilmente, inesorabilmente, that's all, folks.